Buongiorno, eccoci per questa diretta Facebook per quanto riguarda il Sail GP. Come detto più volte, 7 milioni e mezzo di euro letteralmente buttati, gettati dall'amministrazione comunale di Taranto. Guardate, pochissima gente presente, pochissimi, davvero pochi. Possiamo stimare un 400 persone, ma proprio esagerando. Se voi andate a vedere le tribunette appunto che sono state allestite, abbiamo sì e no, una metà, neanche una metà. È inconcepibile aver speso 7 milioni e mezzo di euro, ripeto 7 milioni e mezzo di euro per un fallimento di questa manifestazione, ma noi non ce l'abbiamo con l'evento sportivo, ben vengano gli eventi sportivi, ma non con queste cifre, non per 7 milioni e mezzo di euro. Per che cosa? Per quattro gatti che erano presenti, per quattro curiosi, per persone che sono venute, hanno dato un'occhiata ai catamarani, alle gare e poi nulla, vanno al bar, possono consumare qualche caffè, una granita, un gelato, ma il rientro economico, rientrare di 7 milioni e mezzo di euro è una follia, è uno sperpero di denaro pubblico. L'amministrazione Melucci ha letteralmente scialacquato denaro pubblico e non si tratta di fondi, ripeto, europei o fondi provenienti da altra origine, ma si tratta di fondi provenienti dalle casse comunali. Quindi casse comunali significa le nostre tasse, un dispendio enorme, vedete, di energie, un dispendio enorme, come è giusto che sia, di forze dell'ordine, per avere che cosa, signori cari? Per avere che cosa? Vogliamo vedere quanta gente c'è? Vogliamo dare un'occhiata? Vogliamo far vedere? 300, 400 persone, 400 curiosi? E io vado a spendere 7 milioni e mezzo di euro per quattro gatti? Per quattro gatti, 7 milioni e mezzo di euro per quattro gatti? Quante cose si potevano fare con 7 milioni e mezzo di euro? Quante cose? La città poteva essere letteralmente rivoluzionata. Siamo arrivati, guardate, non c'è niente. Guardate qui, quante persone. Ma mica siamo alla Scala di Milano, mica siamo a San Siro. Voglio dire che si mettono biglietti peraltro per quei pochi che erano sulle tribune, parliamo di cifre anche che arrivavano a 230 euro, a 150 euro l'uno il biglietto, per avere che cosa? Guardate, sono più, è stato tutto il contorno, gli amici degli amici sulle barche, i permessi, i biglietti omaggio per i consiglieri, per gli assessori, per gli amici degli amici e alla fine che cosa? 7 milioni e mezzo di euro. Allora è bene chiarire un aspetto. Io sono favorevole agli eventi sportivi, però quegli eventi sportivi che hanno una loro, come dire, razionalità nella spesa. Allora, se tu mi vieni a organizzare, dico per assurdo, una finale di Champions League che mi porta 50.000 persone, 60.000 persone, significa che c'hai 50.000, 60.000 persone che vanno nei bar, che vanno nei ristoranti, che occupano le camere degli alberghi. Qui sono venuti 430 persone che sono gli addetti ai lavori, l'equipaggio, i tecnici e roba varia, ma nulla di più. Nulla di più, è tutto, dicevo, un dispendio di forze, perché giustamente devi mettere in campo i vigili urbani, la polizia, la guardia costiera, i mezzi della marina militare e quant'altro, perché è giusto che si faccia questo, ma per avere che cosa? Per avere che cosa? L'ennesima presa per il culo da parte del sindaco Melucci e della sua giunta. Una presa per il culo. Ma non è solo la presa per il culo, è il costo. È il costo. Bisognerebbe portare questa amministrazione davanti alla Corte dei Conti, perché questi sono soldi dei cittadini contribuenti. Apriamo gli occhi. Quindi 7 milioni e mezzo di euro.
poi che cosa si fa? Il cittadino, ammesso che avesse soldi da buttare, deve andare anche a pagare il biglietto e va a pagare 130, 230 euro di biglietto. E quante caspite di volte costa questo 6GP? È una situazione davvero paurosa, pazzesca, perché vedete, guardate, ritorniamo sulle immagini, il deserto, deserto, poca gente, guardate, ci vogliamo spostare, vogliamo farvi vedere tutto? Un altro po' di gente, ci avviciniamo verso il monumento al marinaio, ma come vedete c'è poco o nulla. E allora le chiacchiere che ha raccontato Melucci, puttanate politiche hai sparato, puttanate politiche, perché tu hai detto che nella scorsa edizione c'è stato un incasso del triplo, cioè l'altra volta si sono spesi 3 milioni e tu dici che sono entrati 10 milioni, ma oggi cosa entra? Perché se oggi in tutto di entrate ci sono state 20.000, 30.000 euro, 40.000 euro, 50.000 euro, voglio proprio dare i numeri, eppure parecchio, a fronte di che cosa? A fronte di che cosa? Turisti, non ne sono venuti proprio, nessuno, tarantini, qualche altra persona, qualche crocerista, qualcuno in vacanza che giustamente ha voluto vedere, qualche cittadino, qualche abitante di Taranto che ha voluto vedere, ma alla fine non c'è nulla. Allora 7 milioni e mezzo di euro, come li vai a recuperare? Come? Mi diceva giustamente l'operatore, abbiamo più gente collegata in diretta Facebook rispetto a effettivamente a quelli che sono stati partecipanti. Guardate la tribunetta lì, guardate, vuota, vuota. La verità è una sola, caro Melucci, caro Manzulli, voi dovete leggervi la favola del pifferaio, il pifferaio voleva suonare ed è stato suonato, ora rispondete, ora venitemi a dire altre puttanate politiche, quanto è entrato, dove cazzo stanno i turisti? Melucci, Manzulli, dove cazzo stanno i turisti? Dice che dovevano venire a Taranto 50.000 persone. E dove stanno 50.000 persone? Che stanno in cielo 50.000 persone? Sono volate? Sono evaporate? Dove stanno? Sottoterra? Stanno in basso? Sono affogate? Dove stanno 50.000? Me le trovate cittadini di Taranto 50.000 persone? Me le fate vedere 50.000 persone? Qui se stanno, proprio esagerando, 300 persone, è pure un miracolo di Dio. Altro che 50.000 persone. Guardate, guarda, torniamo sulla tribunetta, vuota, vedete, questo è un deserto, questo è un deserto, eppure stiamo parlando di un giorno, diciamo, semifestivo, stiamo parlando di un sabato, non è che stiamo parlando di un giorno lavorativo come il lunedì, il martedì e quant'altro, nulla, costi, gli sponsor, vedete, vedete lì in fondo mi pare Guardia Costiera, tutti i mezzi. Ecco, questo è il numero di persone che è venuto a Taranto, questo è il numero delle persone che è venuto a Taranto, i 430-450 che è il personale tecnico che appunto sono gli addetti ai lavori, chi ha appunto partecipato alla regata, il personale tecnico e quant'altro. Ma come ricadute economiche non c'è nulla, ci sono perdite, perdite, perdite. Allora, caro Rinaldo Melucci, quei 7 milioni e mezzo di euro, spiega come potevano essere diversamente destinati, allocati, pensiamo alle strade, pensiamo ai marciapiedi, pensiamo quindi alla vivibilità urbana, pensiamo alla gente in difficoltà, ai servizi sociali, perché la gente che campa con le casse integrazioni, seppure arrivano a 600-700 euro al mese, giustamente ora anche che il reddito di cittadinanza non c'è più, vanno a bussare agli uffici dei servizi sociali, alla direzione dei servizi sociali di Via Veneto. Bene, caro Melucci, vai a spiegare a chi a Taranto purtroppo puzza di fame e sono tantissimi, cosa hai sperperato tu, 7 milioni e mezzo di euro, queste cifre dovrebbero andare davanti alla Corte dei Conti. Abate sindaco. Grazie. E forse fra 4 anni o anche prima, dipenderà dai cittadini. E dicevo, ma al di là della battuta, scusatemi, guardate, è mai possibile una cosa del genere?
È mai possibile? Cioè, ditemi voi. Ditemi voi. Cioè, è una fine misera. Una fine misera quella che ha fatto e che sta facendo Taranto. Non è possibile. Cioè, pensate, voi avete... È stata programmata la tappa oggi a Taranto in concomitanza con, per esempio, dico, quella è una vera manifestazione, il Salone Nautico di Genova. Ma quando parliamo del Salone Nautico di Genova, stiamo parlando di una manifestazione a livello mondiale che porta davvero questa manifestazione. Non c'è ritorno. Ci dice, è bella la diretta, perché io sono un consigliere di strada. Non c'è ritorno, secondo me. Normalmente si fa una valutazione costi-benefici. Io vedo poca gente, se non quelli che normalmente pattugliano il lungomare. Lì hanno 300-400 persone massimo. Sì, lì hanno fatto da una settimana tutto quel baldacchino dove c'è poca gente. Una città bloccata. Per cosa? Per nulla. Costi di vigili urbani. Costi enormi di vigili urbani. Di forze dell'ordine. Disagio ai cittadini. E vorrei vedere quando si parla ristoranti semivuoti, sì. Alberghi semivuoti. Sono d'accordo, è tutta fuffa. Tutta fuffa. Vedete, questi sono cittadini che camminano, che passano, che dicono la loro. È un quadro davvero... davvero inquietante, non so cosa dire, e non riesco a capire. Ecco, qui vorrei un attimo l'aiuto dell'operatore, perché vorrei anche in presa diretta ascoltare qualche vostro commento, vediamo se la connessione ce lo permette. In ogni caso, il quadro è misero, il quadro è pietoso. Per favore, non facciamo paragoni con altre città, città che sanno davvero amministrare, che sanno davvero programmare, che conoscono cosa significa fare turismo, cosa significa fare marketing territoriale. È un quadro, ripeto, che non so come definirlo. Non, il quadro è davvero pietoso. Vedete, un bel vedere, per carità di Dio, un bel vedere. È bello, è bellissimo vedere il nostro mare, le nostre risorse. E poi guardate l'altra ipocrisia: è stato ripulito il Mar Grande delle varie petroliere, perché bisognava farsi belli, bisognava dare la bella immagine di Taranto, l'immagine pulita, ma tanto la festa 23 oggi, 24 domenica, e come dire, l'ubriacatura finirà presto. L'ubriacatura finirà presto, e il 25 ci troveremo più poveri di prima. Questa è la triste realtà. Sto cercando ecco. Prego l'operatore, lo riprendiamo. Dicevo, stiamo cercando di recuperare, sono un po' di problemi di connessione da parte dell'altro. Ecco qui. Problemi di connessione, vabbè. E mettiamola così, dicevo, ecco qui ci siamo, ecco qui i commenti sono numerosi, cerchiamo di, e quindi ecco, Francesco Paolo Perrone: guardate che De Caro ha rifatto la città in centro, ma le periferie sempre abbandonate. Chiaramente che chi fesso va a spendere queste cifre, dice Santemaggi. Damiano Granvilla: complimenti per la diretta. Ancora Giovanni Scarpetta, ecco qui, ecco Giovanni Scarpetta: i tarantini sono masochisti, inutile sbraitare tempo, acqua e sapone sprecato. Ma noi cerchiamo di stimolare l'attenzione dei cittadini. E ancora, vedete, qui forse dovremmo, ecco qui, riprendiamo, dicevo, cerchiamo di stimolare l'attenzione.
Nicola Castellano con 7 milioni e mezzo di euro si poteva abbassare la Tari, si potevano dare servizi alla città, strutture sportive, soprattutto per i giovani, per i ragazzi, per i minori, si potevano, come detto, ripavimentare le strade. E Mimalili ci dice, visto cosa ha detto durante le interviste precedenti, ha smentito quella cifra, ha detto che sono la metà, a mio avviso anche la metà sono troppi, e il sindaco si sta rendendo conto del flop, perché poi alla fine, signori, questo è il quadro, questi sono i cittadini presenti, non è che ce li stiamo nascondendo o stiamo inventando qualcosa, quindi che dire? E il quadro è sotto gli occhi di tutti. Francesco Albano, tutto spreco senza ritorno economico. E ancora Dino Balestra, da tenere presente che c'è la nave da crociera, altrimenti non ci sarebbe stata neanche quella gente. Luciano Tamborrino, lungomare sporco e rotto e in disordine, non c'è vigilanza, sporco dappertutto. Martino Fischetti, diciamo la verità, ora siamo tutti critici con Luigi, ma quando andiamo alle urne cosa succede? Siete riusciti a far ritornare gli stessi incompetenti ad amministrarci. Giampaolo Palma, non capisco, ci sarebbe una regata di che? È una gara, e l'amico è da Salerno, di catamarani, che però, come vedete, ha avuto uno scarsissimo ritorno economico. Leonardo Bonfrate, speriamo cambi amministrazione presto. Giuseppe Cava, Luigi recupererà l'amministrazione questi soldi spesi con le multe. Giada, Tonio, Gabriel Caracciolo, noi tarantini non ci accontentiamo mai di nulla, sempre a lamentarci. No, non ci stiamo lamentando, stiamo solamente dicendo che quando si spendono 7 milioni e mezzo di euro devono essere soldi ben spesi, non soldi sprecati, perché se io vado a comprarmi un caffè, io il caffè, a prendere un caffè, lo posso pagare 1,50 euro, 2 euro, ma se quel caffè mi costa 20 euro, scusate, quello è uno spreco di denaro pubblico. Francesco Falcone, ma invece di stare su Facebook a commentare, perché non uscite di casa e andate a vedere di persona? E vi stiamo facendo vedere noi qual è il quadro. E Mino Fabiani dice, bella la regata, però non porta gli introiti di cui Taranto ha bisogno. Andrea Lato, Taranto maltrattata da sanguisughe che non amano la città ma che consumano risorse pubbliche senza alcuno studio economico. Proprio così, questo significa, ecco, l'assessore Manzulli, dal punto di vista del marketing territoriale, non ti offendere Manzulli, ma sei proprio scadente sotto l'aspetto della programmazione politico-amministrativa, scadente, perché solamente una programmazione scadente può determinare questi flop. Nicola Castellano, questa somma spesa è uno spreco di denaro pubblico. Francesco Paolo Perrone, la città più antica della Puglia, capitale storica della Magna Grecia, ridotta così, ma quando si ha la penna in mano alle urne perché non svoltiamo mai? Questo dovete capire, cittadini. Nicola Pomes, è vero che in Francia per la stessa manifestazione il comune non paga nulla? È vero, qui abbiamo la beffa che non solo l'amministrazione comunale paga, e abbiamo visto 7 milioni e mezzo di euro, ma questo comporta dei costi per l'intera collettività, e poi c'è anche la beffa del biglietto. E Girolamo D'Ascanio solleva altre criticità, i lavori nelle scuole fatiscenti, mancano anche le zanzariere, bambini che crepano di caldo con 30 gradi, con oltre 30 gradi, ci portiamo i ventilatori da casa e fanno iniziare l'anno scolastico a inizio settembre con 40 gradi. E poi vedete l'assessore Fabiano Marti che si mette a ballare con docenti e presidi evidentemente della parrocchia, compiacenti. Fabiano Marti, cosa c'è da ballare? Cosa c'è da ballare? A far crepare i bambini di caldo? E questa è l'amministrazione, l'ecosistema Taranto? Rosario Albani, questa città sta per implodere, se non si ricorre ai ripari purtroppo la situazione peggiorerà. Immaginate cosa accadrà se Merucci malauguratamente dovesse governare questa città per altri 4 anni, andremo incontro alla palude. Quest'oggi doveva esserci con me anche
Ecco, abbiamo in presa diretta, se si fa avvicinare, il presidente dell'AMI Mancarelli. Buongiorno presidente. Beh, un mezzo flop, poca gente, lo dicono i numeri. Non mi sembra proprio così. 400 persone sul lungomare. No, la tribuna mezza vuota. Sì. No. Se non erano 400, 411, 380. Non superavano i chili. Penso che dobbiamo gioire delle manifestazioni internazionali e non cercare di. Presidente, ben vengano le manifestazioni. Questa, ma non a 7 milioni e mezzo di euro. Ma insomma, adesso. 7 milioni e mezzo di euro. I numeri sono impietosi. Ho capito, io vedo Taranto che insomma oggi è una bella giornata come lo sarà domani e penso che insieme dovremmo essere ma quante con 400 persone, con i tarantini stessi? Ci sono le immagini. Va, buon lavoro. Grazie. Ecco, e dicevo, dalla tribuna abbiamo visto scendere il presidente di Chima Ambiente AMIU Mancarelli. Leggiamo ancora, Zazza Leonardo, grande Luigi, intanto il comune di Taranto deve saldare le spettanze agli aventi diritto per il bonus energia. Guardate, dobbiamo ringraziare le forze dell'ordine che si sono spese, ma questi sono costi per la collettività. Guardate i carabinieri, guardate i vigili urbani. Dobbiamo dare il nostro plauso anche ovviamente alle unità della protezione civile, guardate, delle varie attività, delle varie società che sono state chiamate per garantire l'ordine pubblico, il supporto, ma tutto questo ha un costo, signori cani. La città è deserta, guardate, vuota. Andiamo verso il castello, poche persone, guardatele lì. Il miracolo è stato che c'erano i croceristi oggi sbarcati a Taranto, se no veramente eravamo quattro amici al bar, qua. E ancora, Francesco Albano, se ora passi dal centro ci sono due gatti, Antonio Albatros, ma non, se non ci sono aree di parcheggio, come si fa ad incrementare la visibilità? Alessio Giannotta, sindaco Baresi, ho detto tutto, Dino Balestra, ma poi il disagio per chi arriva dai quartieri della periferia nord, dalla stazione i bus fanno tutto il giro del Punta Penna per raggiungere il centro. Assurdo, William Cardolini, Luigi, sono stato una sera a Mesagna e sbalorditivo, con pochi soldi e giuste idee il turismo può sbocciare. Alessandro Fino, perché non hanno investito quei soldi sulle idrovie? E poi ancora Mario Tortorella, Luigi Abbate sei un grande, Luciano Delfinux Schiavone, ho sentito in un'intervista stamattina il presidente di Chima Ambiente che diceva abbiamo portato a lucido la città per questo evento, ma se andate a vedere la merda dei mattoni di Via d'Aquino, il sivo, passatemi l'espressione, e poi qui guardate tutto rotto, come accogliamo i visitatori con i mattoni rotti? Facendoli cadere? Magari qualche turista si... Guardate come balla, guardate, il ballo del mattone. Vieni qua, assessore Marti, tu che vai a ballare nelle scuole, balla, fai il ballo del mattone qua sopra. Fai il ballo del mattone. Eppure potevate degnarvi di dare un minimo di decoro, no? Guardate, questo è il... Vi stiamo facendo vedere il versante dei turisti, dei presenti alla manifestazione, presenti appunto verso l'ammiragliato, verso il monumento al marinaio. Luciano Tamborino, la città più bella della Puglia, lasciata allo sbando. Francesco Albano, Tarantini, perché avete paura di votare Abbate? Le cose giuste non vi piacciono, vero? Mimma Lili, bravo, meno traffico su strada. E poi ancora Davide Basile, non immagino i disagi per i cittadini del borgo. Martino Fischetti, Taranto sporca grazie a quella persona. Claudio Leone, dovevi chiedergli il biglietto se lo aveva. Paola Justice, forse è la volta buona che si rendono conto che ognuno di loro ha perso il consenso dei cittadini e di questo non è responsabile solo il comandante ma tutta la ciurma. Domani sappiamo già cosa accadrà, sorrisoni e vedere il bicchiere mezzo pieno, giusto? No, il bicchiere non è mezzo pieno, è praticamente vuoto. Fosse stato mezzo pieno, già sarebbe stato un risultato. Guardate, questo è il... Guardate, monumento del marinaio, castello aragonese, palazzo dell'ammiragliato, ecco il riscontro numerico per il 6 GP.
pochissime persone, ma perché è una specialità, è una disciplina che non se la caca nessuno, ve lo dico proprio terra a terra, non se la caca nessuno. Spendi 7 milioni e mezzo di euro ma organizza la finale di Champions League, non una gara, un'attività sportiva semi sconosciuta. Guardate che dispiegamento di forze, guardia di finanza, guardia costiera, tutti i soldi del cittadino contribuente, e io pago, e Melucci felice e contento racconta favole ai cittadini di Taranto. Continuiamo la nostra diretta. Francesco Forleo, torno a Taranto con piacere quando sono in ferie come in questi giorni, ma la trovo sempre più morta, è come usare un defibrillatore su un defunto. Francesco Albano, Mancarelli, hai fatto il biglietto? Francesco Sini, parcheggia Uecchie. Marcello D'Eredità, sulla base della precedente esperienza negativa non si sarebbe assolutamente dovuto sponsorizzare nuovamente questa competizione di catamarani, l'aver voluto insistere tanto dà non poco da pensare. Piero Almirante, sembra un giorno qualunque in settimana, proprio così. Sante Maggi, se per piacere qualcuno indichi dove sta la città tirata a lucido, forse de munnezza. Andrea Lato, assenza di politica locale nel quartiere Tamburi che si avvicina sempre più al Bronx senza regole, tutti concentrati nel centro dove non c'è nessuno. E poi Luigi Alicesso, Luigi continua così, grazie. Francesco Paolo Perroni, mattoni rotti, unico modo per far cadere Meluzzi. Giovanni Palmisano, spendere soldi per promuovere il territorio è necessario, non si può buttare tutto in caciara, magari si potevano spendere per fare altre promozioni, ma la pubblicità è necessaria per farci uscire dall'anonimato. Sì, siamo d'accordo. Allora, innanzitutto avete fatto la pubblicità sulle testate locali, soprattutto. La pubblicità non si fa a Taranto, la città si fa in altre parti d'Italia, non si fa la pubblicità in casa propria. Io devo pubblicizzare un prodotto e lanciarlo nelle altre parti d'Italia facendo sì che gli altri possano venire a Taranto. Non è che la pubblicità me la faccio da solo, perché il tarantino quando viene qui, quei pochi che sono presenti oggi, vengono, vedono, dicono sì, una bella iniziativa, una bella manifestazione, vedono le bellezze naturali che madre natura ci ha dato, possono andare al bar, ripeto, consumare il caffè, prendere il gelato al bambino, e poi che ritorno c'è stato rispetto a 7 milioni e mezzo di euro, uno sperpero di denaro pubblico, 7 milioni e mezzo di euro, più un altro 3,5 della scorsa edizione, arriviamo a 10 milioni di euro. E Taranto puzza di fame e la città è ridotta a una latrina. Alessandro Fino, facile spendere i soldi pubblici quando poi hanno i biglietti in tribuna gratis. Leonardo Bonfrate, c'era più gente al battesimo di mia figlia. Manuel Maggiore, Vieste è la città più bella della Puglia. Prendete esempio da quelle realtà in cui si sa fare turismo, in cui si sa davvero promuovere il territorio. Pensate, vi trovavo un mesetto fa a Presicce, provincia di Lecce, una comunità, un comune di neanche, signori, 10.000 abitanti. Bene, era una città a festa con gli ipogei aperti pure di notte. Qui a Taranto abbiamo gli ipogei chiusi di giorno e di notte, però l'assessore alla pubblica istruzione Marti è felice e contento e balla nelle scuole dove manca, dove le finestre sono chiuse perché rotte e i bambini crepano di caldo. Potrebbe fare il ballo, potrebbe guardare i topi e fare un bel ballo con i topi, giusto per festeggiare la grandezza di Taranto. Taranto è invasa dai topi. Luca Tomai, ormai con Melucci siamo alla frutta, non capisco il tarantino cosa guadagna votando Melucci, continua a lottare amico mio. E ancora Alessandro Fino, chi dovrebbe arrivare a Taranto per il 6GP visto che non ci sono né aerei né treni? Mimma Lilli, solo gente che passeggia, chi spende, non è il gelato la bibita che porterà soldi, è una disciplina per ricconi, a Taranto si sta puzzando dalla fame. Antonio Lonoce, poteva sistemare un po' di strade a Talsano, Lama e San Vito con quei soldi. Marinella Rizzi, Taranto è sporca, si dovrebbero vergognare, non ne fanno spese spicciole, grandi eventi per pochi. Cosimo Sindaco, ciao Luigi, mi trovo a Trapani, il centro di Trapani pieno di turisti, francesi e americani, i bar sono pieni e pure i ristoranti. Angelo Di Bello,
chiedo stamattina a un vigile in via Anfiteatro, si può tornare dalla città vecchia? Mi dice sì, oltrepasso il ponte ed ecco la sorpresa, sono stato costretto a fare il puntapenna per tornare a Taranto. Che organizzazione, Francesco Montrone, ma scusatemi se vengo a Taranto, dove parcheggio, non vengo più. Lucia Laneve, i tamburi, Concetta Civitelli, ma oggi era a Taranto la nave da crociere, non si sono fermati in città neanche a vedere la gara, questa è la verità, perché purtroppo non c'è organizzazione, non c'è un servizio di accoglienza. Caro Manzulli, caro Marti, questi sono i ristoranti di Taranto, poca gente, o meglio, gli stessi locali, i locali registrano i numeri standard, quelli che solitamente appunto conseguono, quindi c'è stato incremento zero. Mauro Sicilia, Ilva chiusa quando? Forse quando la magistratura si deciderà a essere più incisiva. Carlotta Rosa, a Taranto ci vogliono centri sportivi, anzi anche uno solo dove c'è l'ex Magna Grecia in via Alto Adige, si preferisce tenerlo distrutto e non si ristruttura per il bene dei cittadini. Antonio Albatros, Luigi Abbate il mio sindaco, spero di esserlo un giorno, il sindaco di tutti. Brillant, pienamente d'accordo. Claudio Pugliese, ciao Luigi, da parte mia, vai, sei grande. Libeccio, panem et circenses, ma ormai il loro tempo è contato. Al prossimo giro cerchiamo di tutelare gli interessi della città e non dei partiti politici. Vedete, alto dispiegamento di forze, questi sono i turisti, alcuni che vanno a visitare appunto il castello aragonese, ma vedete il vuoto. Beh, io penso che davanti a una manifestazione del genere doveva esserci, passatemi un'espressione dialettale, a Taranto doveva stauroeto, niente, quattro gatti. Peggio, il numero dei presenti è stato peggiore di quello che io potevo immaginare, paventare nella più nera delle ipotesi. Torre Vasco, sul quartiere Tamburi la sera per la puzza non si può vivere più. Pier Mattia Fanulli, vedere la città così durante una manifestazione come il 6GP è una desolazione. 7 milioni e mezzo di euro e in cambio nulla, senza parole, mentre tutte le altre località della Puglia vivono di turismo. Marcello Giacoia, soldi pubblici buttati al vento quando ci sarebbe tanto da fare. Mimmo e Nunzio Albano, ci sono topi morti in Vianitti. Antonio Albatros, ci sono topi vivi sul lungomare di Taranto che camminano tra la gente. Enzo De Montis, complimenti per il tuo impegno, non mollare mai, grazie. Piero Almirante, ci sono più persone collegate con la tua diretta che a questo evento. Francesco Longo, Luigi il mio sindaco, pochi alle votazioni l'hanno capito. Vincenzo Conserva, intanto Tari, abbonamenti strisce blu anche e soprattutto per i lavoratori del centro e tanto altro aumentano a dismisura. Mi dispiace dei tantissimi tarantini onesti come i miei familiari che pagano tutto questo per ricevere il nulla e assoluto. Oggi e domani ci sarà il mondiale del 6GP circoscritto ad una zona di Taranto che sembrerà all'avanguardia, ma neanche. Guardate, guardate. Altro che avanguardia. Da lunedì tornerà ad essere la solita città sporca in tutti i sensi e chi l'amministra continuerà a dire che va tutto bene, che il 6GP ha portato un ritorno economico notevole per tutta la città. Allora vi avviso, caro Melucci, avviso il vice sindaco, per favore non veniteci più a sparare puttanate politiche sul ritorno economico del 6GP. Perché non c'è stato nessun ritorno economico, ci sono state perdite copiose, abbondanti, c'è stata un'emorragia, perché a fronte di 7 milioni e mezzo di euro, dov'erano gli alberghi pieni? Dov'erano i ristoranti pieni? Dove? Dove 430 persone di addetti ai lavori del 6GP? Questa è Taranto in una giornata che grazie a Dio è vivibile, grazie a Dio c'è il sole, doveva essere, andate in un'altra città, andate a Martina Franca, andate a Lecce, un quadro completamente diverso, ma immaginate se una manifestazione, una gara internazionale si fosse tenuta in un'altra città, ma non Milano, Torino, San Vensano, no, a Matera, il deserto, via d'Aquino, Manzulli, esperto di marketing, il sentiment, questo sarebbe il sentiment, vedi, venite qua, guardate, una
un colpo d'occhio da qui, dal lungomare fino in fondo a via, a Piazza Immacolata, il deserto, il vuoto. Questa è la realtà. Questa è la realtà. E allora non venite a raccontare favole, perché questo è stato solo l'ennesimo spreco di denaro pubblico perpetrato con le solde, a danno delle tasche dei cittadini. Roberto Perchiazzi, sono a Ostuni. Ho anticipato per non avere a Taranto problemi di vivibilità. Qui turisti ovunque tutto il giorno. Gentilezza e sorrisi ogni giorno. Ancora Carlotta Rosa, e si pensa a dare un'immagine falsa. Sante Maggi, date le dimissioni e sparite. Luca Tomai, se come cito concordo, anzi lo vedo tosto, bravo Luigi. Assenza di polizia locale nel quartiere Tamburi. Marco Di Lorenzo, tamburi abbandonati perché gli fa comodo, in modo che rimarrà un quartiere deserto. Così potranno farci comodi loro senza che nessuno si lamenti. Basta vedere la questione Ilva e ultimamente, scusate, e ultimamente anche di quell'azienda di smaltimento rifiuti che hanno legalizzato a ridosso del quartiere. Da cittadino la domanda che mi pongo è: ma chi ha dato l'ok per la concessione di quegli spazi? Ragioniamo un po', questi stanno distruggendo non solo il quartiere ma la città. Queste manifestazioni come quelle di oggi sono solo lavate di faccia che fanno comodo solo a loro. Michele Zarzaga o Zarzaga, questa classe politica è il cancro di questa città. Simona Morleo. E poi Luigi, per noi idonei della graduatoria di polizia locale non ci sono soldi per assunzione, dopo aver studiato e fatto sacrifici. E magari qualche tentativo maldestro anche di passare, di far sì che coloro i quali avevano assommato vari contratti a tempo determinato passassero a tempo indeterminato, e i fessi invece che hanno fatto il concorso e stanno in graduatoria completamente bypassati. Leonardo Bonfrate, comunque non siamo capaci di far nulla, abbiamo cambiato politici, sinistra, destra, ma il risultato è sempre lo stesso, gente incompetente che ci amministra. Cataldo Sebastio, non si pensa mai alle cose serie della città, solo agli interessi propri. Mastro Pietro Angelo, è una vergogna, sono mesi che non c'è la pulizia notturna, per non parlare delle strade, e ho pagato 460 euro di IMU, vergogna, Giunta Melucci. Angelica Arcadio, quando vogliono il voto vengono a cercarci in casa, una volta che sono al comune non aiutano, ci vuole il lavoro a Taranto. Claudio Leone, no, il castello è chiuso. Leonardo Piero Almirante, se questo evento lo facevano al bar il bacello stava. Carlo Salvati, la cattiva amministrazione della Giunta Melucci era già chiara nel precedente mandato, fatto di cambi di vice sindaco. Ecco, vedete, vi stiamo facendo vedere anche i tavoli vuoti, se voi andate, ed è un peccato perché parliamo di attività commerciali che meritano, che hanno investito, che hanno fatto sacrifici, e quindi le puttanate politiche che Manzulli e Melucci ci raccontano ci deve dire dove sono pieni tutti i tavoli, dove cazzo sono pieni tutti i tavoli, dove cazzo sono pieni i ristoranti, dove cazzo sono pieni gli alberghi. Smettetela con queste puttanate, smettetela di raccontare stronzate politiche a raffica soltanto. Ecco, dice stronzate. Repeat with me. Stronzate. Repeat. Where do you come from? From Italia. Italia. Repeat. Dove? Ridiamo per non piangere. E dicevo, Carlo Salvati, la cattiva amministrazione della Giunta Melucci era già chiara nel precedente mandato, fatto di cambi di vice sindaco e giunta ogni 6 mesi, no, anche prima, ogni 3-4 mesi, di attenzione ai soliti eventi folcloristici come questo e di una cura, di nessuna cura per il funzionamento giornaliero pratico della città. Ma i tarantini la finiranno, dove sono i clienti? Dove sono i turisti? Dov'è, caro Manzulli, il sentiment, cioè questa capacità attrattiva? Guardate, tutto vuoto qui, andate più in fondo lì, come si dice a Taranto, passatemi l'espressione, caro Melucci, caro Manzulli, caro Marti, vacante sul Ritz. Tradotto, i ricci, i frutti di mare, capitano che molte volte sono vuoti, senza frutto. Ecco,
Questa è stata la fine del SailGP a Taranto. 7,5 milioni di euro sperperati, 7,5 milioni di euro che sanno del sudore dei cittadini. E non è demagogia, non è qualunquismo, perché stiamo parlando di soldi prelevati dalle casse comunali, soldi accocchiati, passatemi l'espressione dialettale, attraverso le tasse, il sacrificio della fronte, il sudore della fronte del cittadino contribuente. Ma questo è Taranto, queste sono le favole di Melucci. Basta che mette il marchio City of Taranto, Taranto capitale di mare, we are in Puglia, il marchio della regione. Ecco, e poi quest'altra, Taranto 2026, i giochi del Mediterraneo, questo stadio inventato dal signor Melucci che non esiste da nessuna parte. Andiamo avanti, siamo a 280, signori, più abbiamo fatto, più follower ci stanno seguendo, più persone di quante erano in strada, di quanti erano sul lungomare. E proseguendo quello che dice Carlo Salvati, ma i tarantini la finiranno di votare per l'amico e cominceranno a rendersi conto di cosa succede in città? Ha fatto il 60% di questa maggioranza che sta solo facendo il male della città. Roberto Perchiazzi, chiudiamo l'Ilva prima, poi vela e golf per festeggiare. Francesco Forleo, Luigi continua a stanare i lupi. Ciao Francesco, io ricordo Francesco con affetto, era un mio collega, un operatore video di Blue Star, era quello presente alla famosa scena in cui fui aggredito da Archinà all'interno dello stabilimento. Francesco ha dovuto fare fortuna altrove, ora lavora in un altro settore, in quello sanitario, in quel di Bolzano, a 1300 km da Taranto. Ma perché i figli della nostra terra, i figli di mamma, i figli di papà devono lasciare la nostra città, la nostra terra, per andare a essere, a dover essere trattati da figli adottivi in altre città, quando invece qui sono i figli veri, i figli legittimi della nostra terra? Sta parlando di me. Ecco, parliamo dei tarantini. Sì. Parliamo dei tarantini che lasciano la propria terra, i meridionali, i tarantini nella fattispecie. E siamo in diretta Facebook. E dicevo, no, non vi mangia nessuno. E si lascia la propria terra, è triste. Dipende uno come la vede, è triste da un lato, ma forse una chance da un altro. Certo, però lasciare i propri legami familiari, i genitori, la famiglia, distaccarsi dal proprio nido degli affetti. Sì, questo sì. Guarda. Da dove viene lì? Ah, all'Italia, no, sentivo l'accento, no, mi perdo, no, sentivo l'accento un po' diverso. Allora, è un po' diventato internazionale. Vede? Dopo che ha girato tanto l'Europa. Ora dove sta? Dove sono? Diciamo in Germania, però anche nel resto d'Europa, diciamo, lavoro un po' dappertutto. Grazie. Prego. Davide Basile, Luigi, se continui così, prima o poi ce la farai. Fabio Volpe, solo uno spreco di soldi pubblici. Antonio Albatros, Luigi, che se hanno bloccato Taranto, come fanno ad entrare le persone in città? Io abito a Taranto Borgo, per ritornare a Taranto ho dovuto fare il giro da Punta Penna. Rocco e Carmela Colucci, invece di scrivere scendiamo a protestare per tutto, mi sembra giusto, perché io voglio che questa città prenda coscienza della propria condizione. Prenda coscienza della propria condizione. E abbiamo la presidente dell'AMAT, Giorgia Gira. Buongiorno presidente. Allora, noi, ben vengano le manifestazioni sportive, sì, promuovono il territorio e tutto, però ora dobbiamo ragionare fuori dagli schemi. 7,5 milioni di euro per una manifestazione che purtroppo non ha avuto ricadute economiche, perché qui c'erano 4 gatti, se c'erano 400 persone era pure parecchio. Ovviamente i ristoranti non si sono riempiti, perché ci sono solo 430 addetti ai lavori. Consideriamo che oggi c'erano pure i crocieristi, e quindi ancora meno è il numero in proporzione di coloro i quali ha assistito alla gara. Mi dica lì. Io ho visto una città. Non sia di parte, però. No, assolutamente. Io sono tarantina, amo questa città. Quindi tutto quello che dico è a favore della mia città, perché io difendo sempre la mia città. Obiettivamente oggi ho visto una città
che mi sembrava di essere all'estero, una città ma lei guardava il mare, ma la rese, ma il problema la non gente, è l'evento, la gente no. Comunque che circolava per le strade, quanta gente, ci sono le immagini, allora abbiamo visto eventi diversi, per le 10 però io nella zona pedonale, io ho visto la manifestazione, c'erano 400 persone nel pieno della manifestazione, c'erano 400 persone, ci sono le immagini, non lo dico io, a meno che abbiamo visto eventi diversi. Io credo che tutto ciò che venga fatto per promuovere la città, ben venga, ma non a quella cifra. Io non posso spendere per un caffè, è come se io pagassi un caffè 20 euro, lei rinuncia al caffè a 20 euro, no? Basta guardare, il vuoto? La città, non c'è nessuno, c'è un vuoto. Ora, io parlo di prima, parlo durante l'evento, era vuoto, era 400 persone, ci sono le immagini, non lo dico io. Stamattina hai fatto una passeggiata in città. È vuota, la città è mezza vuota, c'erano i croci turisti. Ma non venuti certo per il SGP. I locali sono vuoti. Guardate i ristoranti qui, la gente mangia o fa di giro. Sai che io prima di tutto sono tarantina. Sì, ma tutti siamo tarantini e amiamo Taranto. Amiamo però Taranto, dobbiamo anche dire che ben vengano queste manifestazioni, però a cifre più razionali. Io sono dell'idea che queste manifestazioni vadano incentivate. Sì, ma non con questi costi. Ma con 7 milioni e mezzo di euro sa quante cose si fanno? Questa è una manifestazione di livello internazionale. Però parliamo di uno sport di nicchia. Ma tu hai avuto molto successo. Non è la finale della Champions League. Per me è più importante questa. La Champions League attira turisti, qua non ha attirato nessuno. Però queste sono le manifestazioni a livello internazionale che fanno comunque anche girare il nome della nostra città e fanno vedere la nostra città dal mare. Città ai turisti accolti. Una città sporca, con marciapiedi rotti, dobbiamo dirlo. Per la nostra città. Certo. Però non dobbiamo neanche mettere la polvere sotto il tappeto. Il sindaco fa così. Il sindaco non fa così. Va bene. Però grazie per la discussione. Io le dico, lei ci ha messo la faccia, ha espresso la sua opinione, cosa che altri come non sempre. Fanno. Va dato atto, grazie a lei. Grazie buona a lei. Serata, ciao. Bene. E allora abbiamo ascoltato il presidente di Chima Mobilità Amat, Giorgia Gira, e ancora che falsa amica degli amici, dice Francesco Panzella, Tiziana Ingrassia parlare bene ad ogni costo, Mima Lili con i soldi loro però le prossime, Alessandro Lippo sincronizzate l'audio almeno, e lo so, è la diretta, ora non so, ci possono essere problemi di connessione perché non siamo con rete. Non rete, con rete wifi, qualcuno mi Se vuole intervistare un tarantino verace, qualcuno ha ritrosia a parlare. Paolo Pax, è stata sempre così, una città che fa bene a chi sta bene, ma giammai vedere i pavimenti fa male vedere i pavimenti del lungomare sporchissimi. E Maria Elena da Cruz, è inutile parlare. Io devo dire che noi abbiamo voluto fare e stiamo facendo un'operazione di verità, non un'operazione falsa, un'operazione precostituita, perché vi abbiamo dato l'immagine vera, l'immagine reale. Ora è finita la manifestazione ed è ovvio che il numero è calato, ma noi vi abbiamo fatto vedere nel pieno della manifestazione i numeri che erano molto ma molto poveri. E Costa Abito, Taranto città bellissima, ci sono stato 2 anni fa in vacanza, ma certo la città è bellissima, la città è fantastica. Ecco, stiamo vedendo, non so se riusciamo a prenderlo in presa diretta, l'avvocato Lardiello. E allora, ciao Mimmo, ciao. Una manifestazione che avrebbe dovuto attirare, abbiamo visto sì e no 400 persone, 350 persone sul lungomare a fronte di 7 milioni e mezzo di euro. Sì, io sono appena arrivato, in effetti al momento sembra che non ci siano molte presenze, chiaro. Gli eventi sono qualcosa che la città aspetta e auspica senz'altro, poi il rapporto fra l'evento, ciò che rappresenta e la spesa, che essendo una spesa che grava come pagare un caffè 20 euro che grava sulle casse pubbliche, è chiaro che deve sempre sensibilizzarci a riflettere, è un altro discorso.
auspicio chiaramente che le cose per Taranto, per ciò che comporta il movimento che si crea, che si tenta di creare, vadano sempre meglio, ma che ovviamente l'amministrazione pubblica faccia il possibile per distribuire risorse in maniera più equilibrata. Grazie. Diego Lecce, il sindaco Melucci non ha la bacchetta magica, ma ci mette il massimo per ottenere i risultati. Se l'impegno di Melucci è questo e dice che ci mette il massimo per ottenere i risultati, un consiglio che io do a Rinaldo Melucci: statti, come si dice a Taranto, bello fermo, riposati, rilassati, perché i risultati sono scadenti, nulli. È un po' come dire a uno studente, lo studente dice al professore: io ho studiato, però in effetti non ci ho capito nulla, l'esame è andato male. E dopo che l'ha ripetuto 10 volte l'esame e lo studente non ci arriva, il professore dice: forse è il caso che non studi più e che cambi mestiere. Più o meno è quello che dico a Rinaldo Melucci. Dario Chi: se questa è la presidente dell'AMAT, allora si spiegano tutti i ritardi dei mezzi pubblici, c'è squash, e così via. Poi, ecco, qui forse ne abbiamo perso qualcuno. Bene, Daniela Rocchetti: sei la nostra voce, Luigi, grazie. Io penso che stiamo facendo un tipo di informazione istituzionale, perché io qui sono come consigliere comunale di Taranto e sto facendo vedere quella che è la realtà, perché quando io parlo di spreco di denaro pubblico non è uno spot, non è un parlare per il gusto di parlare, ma è una realtà che è completamente, come dire, documentata, proprio concretamente, nei fatti, nella realtà. Vi abbiamo fatto vedere la gente. Io ripeto, è stata una situazione peggiore di quella che io potessi immaginare, perché pensavo, dico, vabbè, ci saranno 1.500, 2.000 persone, neanche quello, quattro gatti, e ancora di più erano i quattro gatti presenti sulla tribunetta, perché se poi sulla tribunetta togliamo gli soggetti istituzionali, gli amici degli amici che hanno avuto il biglietto perché dovevano fare la gara, dovevano fare i paraculi, no? Sulla tribunetta, alla fine quando andiamo a scremare, quando andiamo a stringere, il succo è un succo praticamente inesistente. Non si può dire che il bicchiere sia mezzo pieno, perché già sarebbe un complimento dire il bicchiere è mezzo pieno, il bicchiere è proprio vuoto. E forse un terzo, un quinto vuoto. Leo Arcadio: buongiorno Luigi, mi auguro che il prossimo sindaco sarai tu, me lo auguro per il bene di Taranto, sei una grande persona, grazie. Allora, io mi sono candidato sindaco alle scorse elezioni, da solo, con i miei mezzi, senza ricevere un centesimo da nessuno. Sono entrato in consiglio comunale, ho raggiunto il 5,11%, ho conseguito 4.200 voti. Mi ripresenterò alle prossime elezioni, perché questa Taranto ha bisogno di una svolta. Ora la palla, come dire, passa al cittadino. Il cittadino dovrà decidere se questo stato di scempio gli va bene, se il cittadino vuole vivere nel degrado, con strade rotte e sprofondate, con una città ridotta ad un porcile, con l'IMU, con la Tari alle stelle. Sarà una scelta del cittadino, vorrà dire che al cittadino va bene il degrado. E non penso che il cittadino sia così masochista. Se il cittadino invece vorrà cambiare, la possibilità ce l'ha. Siamo in democrazia, ognuno è libero di fare quello che crede, assumendosi poi ovviamente le conseguenze di quella scelta politica fondamentale che si fa in cabina elettorale. Daniela Rocchetta: li dobbiamo mandare via lontano dalla nostra bella Taranto. Bene, questo significa fare opposizione, una opposizione con i fatti, con i dati, un'opposizione costruttiva come quella che stiamo facendo con l'amico Massimo Battista. Lo ripeto oggi per un brutto raffreddore, un febbrone non ha potuto esserci, speriamo che domani, perché faremo un'altra diretta
per seguire la seconda giornata del 6GP e per farvi vedere ancora una volta il deserto. Il deserto parte 2. Oggi vi abbiamo fatto vedere il deserto parte 1, domani vedremo il deserto parte 2, perché non è che i turisti arrivano stanotte. O quelli che stavano oggi domani scompariranno, quelli che stavano oggi staranno pure domani e i cittadini che stavano oggi staranno anche domani. Ci sono i cittadini, ma i turisti non ci sono. Ci sono i croceristi, che poi sono stati presi come al solito con i bus, i pulmini, presi e caricati e portati in Valle d'Itria, perché questa è una città che non sa fare accoglienza, perché se no noi faremmo vedere le bellezze di Taranto, e sono tante dal punto di vista naturalistico, ma anche dal punto di vista archeologico, storico. Taranto, città capitale della Magna Grecia, un castello da visitare, un museo Martà, ma giusto per dire quelle cose che sono a pochi passi da noi. E quindi andiamo in conclusione, perché la diretta volge al termine. Pinuccio Mortillaro, ciao Luigi, un saluto da un tarantino che risiede a Bari, non smettere di lottare per la nostra splendida città. Nicola Sportelli, di cambiare bisogna cambiare per forza di cose. Quali sono le sue soluzioni? Beh, le mie soluzioni sono molto chiare. Ho detto, Taranto deve vivere di risorse naturali. Taranto deve finirla, deve sparire quel mostro assassino che si chiama ex Silva ArcelorMittal. Taranto deve vivere di altro. Già tutto il resto che ha è sufficiente per un'esistenza radiosa: mare, turismo, storia, cultura. Queste sono le vere risorse della città di Taranto, come ce le hanno tutte le altre città italiane. Matera non ha l'Ilva, eppure Matera ha i ristoranti, agli alberghi prenotati. B&B e alberghi a Matera sono sold out da 4 mesi. Se tu chiamavi a maggio, a giugno, ti dicevano vi potete prenotare per il 2024. E allora perché a Matera sì e a Taranto no? Semplice, perché abbiamo una classe politica assolutamente incapace. Bene, una bella diretta, ricca. Vi abbiamo fatto vedere le falsità di Melucci, documentate con il deserto presente sul lungomare. Domani probabilmente anticiperemo per farvi vedere ancora di più il deserto nel pieno della gara, il semideserto. E quindi, che dire, noi non vogliamo gettare fango sulla città di Taranto, ma non vogliamo neanche mettere la polvere sotto il tappeto. Il medico deve dire al paziente: tu hai questa patologia, affinché il paziente si possa curare, altrimenti, come si suol dire, il medico pietoso fece morire l'ammalato. Bene, è tutto. Domani mi auguro che Massimo sia meglio, Massimo Battista, il collega consigliere comunale di Una città per cambiare Taranto. È tutto, ci rivediamo domani e daremo l'orario preciso dell'inizio della diretta, ovviamente attraverso il mezzo di Facebook e dei social. Una buona serata a tutti.